Avviate gli anelli esterni. La sequenza del test inizierà non appena l'arca sarà in posizione.
l'avvio del test. Pilota, gli anelli nella mia posizione contengono una grande quantità di energia residua. Questa era la destinazione finale dell'Arca. Il piano di Anderson indicava una missione di ricognizione vicina al centro degli anelli attivi. Sei certo che sia sicuro là sopra? No, ma un vero pilota della milizia corre dei rischi per il bene degli altri, come hanno fatto il maggiore Anderson e il capitano Lastimosa. Prendevano di mira la luna di questo pianeta per fare un test. Questo era solo un test. Uno dei nostri pianeti è il prossimo. Vogliono colpire Harmony e hanno modificato la linea temporale. Sara deve avere queste informazioni. Fermati, Tino! Ho trovato... L'ultima registrazione del maggiore Anderson. Cooper, in base alla tua perlustrazione, forse ho un piano. Ci vediamo fuori. Mostrate chiaramente le credenziali di sicurezza per evitare di essere uccisi per sbaglio. Grazie. Personale di sicurezza automatizzato, mirati a tutti i soggetti militari che non appartengono all'IMC. Pilota, raggiungimi agli anelli per eseguire la scansione della traccia energetica dell'Arca. Movimento, allerta! Thank you.
8 metri! L'ho perso! Bianco, lo vedete? Non vedo niente! Pilota, ho individuato i comandi per estendere il ponte agli anelli. L'ho segnato sul LAD. Sembra che a causa delle azioni che hai compiuto in passato, i restanti sistemi di sicurezza automatizzati siano ostili verso di noi nel presente. Comandi del ponte sul LAD. Devi estendere il ponte prima che il banco di prova dell'arma da piegamento esploda. Ho trovato i comandi per estendere il ponte agli anelli. L'ho segnato sul LAD.
proseguire la missione. Ti consiglio di avvicinarti il più possibile al centro degli anelli. Betty. Bene, pilota, scansione completata. Come ha scoperto Anderson, l'IMC vuole distruggere Harmony, il pianeta della milizia, con una versione a dimensioni reali di quest'arma. Non abbiamo ancora finito, pilota Cooper. Dobbiamo informare la flotta.